Quindi sono su 68.000 richiedenti, sono arrivati 170.000, su 68.000 che hanno fatto domanda, gli altri sono andati all'estero o vivono clandestinamente sul territorio nazionale. Su 68.000, 9.000 hanno avuto meno del 10% o all'incirca il 10% hanno visto riconosciuto lo status di rifugiato, tutti gli altri non l'hanno visto riconosciuto, quindi non stanno scappando da una guerra. Principalmente, e tutti i dati lo confermano, sono persone che scappano per motivi economici. Quindi è palesemente un'immigrazione clandestina. Ricordo che è stato fatto l'esempio della Siria, ricordo per esempio che i siriani da noi pochissimi hanno fatto domanda di rifugiato, sono andati anche in Germania, infatti in Germania i siriani sono molto alti, da noi molto bassi. Da noi, se vuole fare una ricostruzione geopolitica dell'Africa sono a disposizione, infatti si può notare che il maggior numero di rifugiati, richiesta di rifugio e di richiesta di asilo politico in Italia è stata fatta da nigeriani, che non scappano da una guerra, ma vengono dal sud della Nigeria, non nella zona nord-est dove c'è Boko Haram. Scappano da 2.500 km di distanza da dove c'è Boko Haram, per capirci. Quindi è un'immigrazione di carattere economico e quindi clandestina. Dobbiamo dire la verità ai cittadini perché Però possono fare una Federica, valutazione.